Siamo al Museo di Scienze Naturali in occasione della mostra Noi abbiamo 100 anni, loro di più, e siamo con la dottoressa Anna Paganoni, direttrice della sezione di geologia e paleontologia del museo, che ci spiegherà quest'oggi quali sono i reperti, quali sono i fossili presenti sul nostro territorio. La sintesi è molto difficile perché siamo in uno dei territori più ricchi di fossili al mondo, posso dire, con tranquillità. Ma ci concentreremo su un periodo geologico ben definito, che è il Triassico Superiore, quello che ha restituito alcuni dei reperti più famosi al mondo. Sono i progenitori delle aragoste, sono i primi rettili volatori che sono stati proprio scoperti nei nostri grandi giacimenti. Il nostro territorio è compreso geograficamente tra due grandi vallate e due grandi laghi prealpini. A ovest il lago di Como, a est il lago di Iseo e la Valle Camonica. Ma quando parliamo di paleontologia e di geologia non ci interessa tanto l'aspetto geografico quanto la storia delle rocce del nostro territorio. Quindi in questo grande plastico geologico sono visibili le rocce, sono state suddivise sulla base dell'età specifica. Questo è un diorama, cioè un'ambientazione con ricostruzione in vita di alcuni dei nostri più famosi fossili. Questo è il territorio di Bergamo, 220 milioni di anni fa, quando invece che montagne, con le rocce che noi troviamo in affioramento a circa 300, 400, 500 metri di quota, avevamo in realtà piccole isole, mari caldi, con acque molto trasparenti, adatte a una vivace vita subacquea e altrettanto vivace vita sulla terraferma e nell'aria. Eudimorpho donranzi è uno di questi antichissimi rettili volanti. Piccolo tutto sommato come misura, perché aveva un'apertura alare simile a quella di un gabbiano, grosso modo. Eppure era un vorace predatore. La sua mandibola, la sua mascella erano irte di denti acuminati e ne abbiamo prova certa attraverso i fossili. Di cosa si cibava? Pesci. Questi piccoli pesci nuotavano in grossi banchi come le attuali sardine, e quando uno di loro riusciva a sfuggire, purtroppo ferito dal predatore, poteva precipitare sul fondo, e qui rapidamente la sedimentazione in questi mari lo ricopriva e lo preservava per noi come una rarità geologica. Per il centenario il museo, noi del museo abbiamo deciso di modificare il logo. E cosa abbiamo scelto? Abbiamo praticamente valutato quali sono i principali tesori del museo e abbiamo scelto i rettili volanti come il tesoro più prezioso delle nostre collezioni. In questa vetrina c'è il vero e proprio emblema, l'olotipo di Eudimorpho donranzi. È stato trovato 45 anni fa nella cava di Cene. Ma cosa sono gli pterosauri? Sono dei rettili, quindi hanno questa potente dentatura. La copertura a squame non ce la dobbiamo cercare, perché questi avevano sviluppato la capacità del volo, quindi non sono appesantiti nel corpo. Avevano delle grandi membrane alari che venivano sostenute dal quarto dito, sproporzionato rispetto a tutte le altre dita, particolarmente allungato. In questo esemplare c'è un piccolo dettaglio che potrebbe sfuggire ad una vista rapida di questo fossile, ma in corrispondenza dello sterno una piccola masserella ovoidale è un raggruppamento di squame di pesce che corrispondono all'ultimo pasto di questa potente dentatura dell'Eudimorphodon. E per concludere, in un ambiente di mari tropicali la vita nei pressi delle scogliere è ovviamente la più ricca, variegata e colorata. Purtroppo nei fossili noi non conserviamo il colore, però possiamo immaginare questi pesci, unici al mondo perché scoperti anch'essi soltanto qui nel nostro territorio, ma ce li possiamo immaginare molto colorati. Sono stati dedicati ad alcuni dei giacimenti più famosi. In questo caso abbiamo i più grandi, Brembodus ridens, dedicati alla Valle del Brembo,
e il più piccolo, purtroppo anche lui soltanto con un solo esemplare, dedicato al giacimento di Cene.